Buongiorno! Allora, mi scuso in anticipo per l'audio di questo video perché col trasloco mi sa che ho perso il microfono, cercherò di trovarlo, quindi per stavolta ci facciamo andare bene l'audio della fotocamera. Allora, io sono qua perché per favore non guardate le mie condizioni, è mattina presto e volevo sperimentare questo video, tipo cosa faccio in una giornata. Come studio, cosa non faccio, poi vabbè, insomma, ci siamo capiti, no? Mi scuso tantissimo per l'assenza perché il mio ultimo video risale a gennaio, ma forse avrete ben capito che col trasloco c'è stato molto tempo che mi è andato via e con l'università pure. Quindi non ho avuto veramente tempo. È vero che adesso lavoro meno, ma ho molto meno tempo libero rispetto a prima. Quindi niente, oggi cercherò di portarvi in una giornata tipica, non sto facendo niente di che, nel senso che oggi lavorerò da casa e studierò un po' anche e magari farò vedere, vi parlerò un po' più in là cosa faccio. Adesso vorrei truccarmi e rendermi presentabile perché non lo sono per niente. E poi mentre faccio colazione, parliamo un po', In realtà ho pensato, perché non parlare adesso che mi sto truccando? Perché forse è il momento più adatto, ora che ci penso, essendo che quando cucino magari c'è il casino della cucina, eccetera, però vi farò vedere quello che mangio, così facciamo anche una specie di what I eat in a day e tante, tante belle cose. Allora, adesso cercherò di raccontarvi un po' quello che è successo in questi ultimi 2 mesi. Come sapete, abbiamo comprato casa, io sono tornata all'università, queste sono le mie più grandi novità, diciamo. E per favore non fateci caso come mi trucco, non sono una beauty guru, non prendete esempio da me. Oltretutto io proprio sono diventata, la pandemia mi ha reso molto molto pigra per quanto riguarda il trucco, quindi faccio il bare minimum per essere presentabile e basta. E perché sì, oggi ho dei meeting al lavoro, quindi non voglio neanche essere in pigiama e messa boh, così. E niente, quindi abbiamo comprato casa, il trasloco è andato bene, nel senso che è stato molto facile, chiamiamolo così, perché come vi ho già detto nell'altro video, se non l'avete visto, avevamo già tutti i mobili qua, abbiamo portato 3 mobili nostri, sono stati gli unici mobili che abbiamo portato, per il resto sono state solo cose nostre. Il trasloco è stato fatto in pochissimi giorni, soprattutto grazie a me, che io purtroppo ho un grosso problema con l'accettare che ci sia disordine in casa, quindi quella settimana lì ho lavorato veramente tanto per mettere a posto tutto, ero stanca morta, ho avuto male dappertutto per una settimana, avevo anche esami in quella settimana, quindi non è stato per niente divertente, ma quando è finito ero tipo molto felice e soddisfatta. Lo so che non ho ancora fatto il home tour e molti si aspettavano che sarebbe stato il mio primo video, non l'ho ancora fatto per il semplice fatto che, non che non voglio farlo o altro, ma non ho avuto tempo. Non ho avuto veramente tempo di fare niente da quando abbiamo traslocato, perché sono troppo occupata con l'università, sono troppo occupata col lavoro, sto studiando veramente tanto, non so come sta andando oltretutto sto semestre perché non ho ancora nessun risultato, nonostante io abbia fatto comunque già dei midterm, ho fatto già degli assignments e sì, sono un po' agitata onestamente, pensavo di aver iniziato bene l'anno, invece adesso mi sento. Non sto molto bene e anche la mia psicologa mi ha detto che sto facendo molti passi indietro, purtroppo, ma l'ho notato anche io da sola. Quindi non ho fatto ancora l'home tour per questo, oltretutto siccome sono una grande perfezionista non sarò mai soddisfatta di come è messa la casa e anche questo mi impedisce un po' di fare l'home tour, nel senso che se faccio vedere rimane là su internet, tante persone possono vederlo e magari giudicare ciò che fai, come hai fatto, ma oltretutto tanti dei mobili in questa casa non sono stati decisi da noi, per quanto mi piacciono, per carità di Dio, non mi rappresenta molto perché non è proprio il mio stile, è uno stile molto moderno, mi piacciono le cose un po' più vintage, un po' più antiche, mi piacciono quelle case che hanno questi mobili che sai che sono vecchi più de tu nonna, però va bene così e niente, quindi ho cercato di rendere questa casa un minimo
che mi rappresenti, però non ci sono riuscita perché tante cose erano già lì, però comunque mi piace tutto, sia chiaro. Magari vi farò vedere questa stanza, che questa è la mia stanza praticamente, è diciamo ufficio, stanza per gli ospiti, però in realtà è una stanza che ho occupato io, che lui ha accettato gentilmente di concedermi. E niente, quindi è per questo che non ho ancora fatto l'home tour, vedrò se me la sentirò di farlo a un certo punto. Dipende molto da come mi sento, ecco. Poi cos'altro? Sì, poi vi racconterò un po' anche dell'università, mentre mi metterò a fare la mia sessione di studio, vi racconterò anche un po' cosa faccio, cosa non faccio. Però per adesso sì, diciamo che sono un po', non lo so, mi sento un po' strana quest'anno. Avevo iniziato veramente l'anno abbastanza bene, nel senso che stavo bene, ero felice dell'università, di cominciarla. Ero felice per la casa, nonostante sia comunque un salto nel vuoto, no? Quando compri casa, cioè sì, è casa tua, non paghi l'affitto ed è una cosa bellissima, però poi inizi a pensare a un sacco di altre cose, almeno io so per come sono fatta io, sia chiaro. E Madonna, che trucco del cazzo che sto facendo oggi, ma oggi proprio non me la sento di essere presentabile a prescindere. Mi sa che mi metterò l'eyeliner, però non ho neanche voglia neanche di quello, dai, magari faccio un trucchetto, ci sono gli uccellini. E niente, quindi questo è stato un po' quello che è successo in questi mesi. Come ho detto, non ho veramente avuto tempo per me stessa, quindi ogni tanto le uniche concessioni che mi sono fatta sono state quelle di andare in giro per mercatini dell'usato. Oltretutto, quest'inverno è stato veramente rigido, veramente terribile, quindi non posso dire che mi sia goduta questi mesi anche per questo. Ho ripreso ad andare da una nutrizionista, sto continuando con la mia psicologa, ho cercato di riprendere i miei allenamenti perché, vabbè, purtroppo il problema che avevo, che se mi seguite da tanto, il mio problema del peso non sta migliorando per niente, sempre là siamo, non sto ingrassando, ma mi sono proprio fermata a un peso e sono ferma là, non sta cambiando niente. E anche con la nutrizionista, cioè mi piace molto lei come persona perché dà dei consigli molto belli e cerca di incoraggiarti, non cerca di farmi morire di fame, anzi mi dice che il mio problema è che non mangio abbastanza, quindi che devo mangiare 5 volte al giorno, quindi oggi farò vedere un po' più o meno quello che mangio. Ovviamente non prendetemi come esempio, sia chiaro, perché ogni cosa è diversa, ogni persona è diversa, quindi le mie esigenze potrebbero non essere le vostre. Però mi trovo molto bene con lei e sto cercando di seguire al meglio. Purtroppo capitano ancora dei giorni in cui salto i pasti perché sto lavorando, sono troppo concentrata sul lavoro ed è anche quello che la mia nutrizionista sta cercando di lavorare con me, proprio di rieducarmi e di non farmi fare ste cazzate perché non va bene saltare i pasti, soprattutto se vuoi dimagrire, non va bene assolutamente. Non è, lo so che può sembrare un controsenso che se non mangi ingrassi, però è assolutamente così. Allora, oggi mi vesto molto chill, nel senso cioè, ho questi pantaloni in velluto bellissimi, super eleganti. Non so se l'ho già detto su YouTube, forse sì, o forse l'ho detto solo su Instagram, ma io non ho vestiti da casa, quindi ho tipo solo due cose che uso per casa, che sono tipo dei maglioni. Però per il resto io non ho vestiti da casa, quindi quando mi vesto in casa mi vesto con i vestiti che andrei fuori. Oggi però ho fatto un look molto semplice, cose che onestamente fuori non mi vesterei mai così, molto onesta. Combinerei in altro modo per far sembrare la cosa più sciccosa, però vabbè. I miei capelli fanno un po' cacare oggi, quindi li ho messi delle mollettine così non si vedono. Ho messo una camicetta, questo cardigan che tiene un sacco di caldo, l'avevo preso in Slovenia, in questo negozio super bello. E questi pantaloni in realtà sono innamorata, mi sono un po' larghi in vita, però si può mettere la cintura, in realtà solo che mi piace molto questa cinta di come silk, com'è che si dice? Avete capito, no? E li ho presi di seconda mano, mi piacciono un botto, cioè spero di trovarne altri perché a parte che sono belli, sono proprio super comodi. Allora, visto che ci sono, vi faccio vedere un pochino la casa, non troppo, però ve la faccio vedere. Allora, intanto c'è Boromir, che è qua. Ciao, polpettino, non so se l'avete mai visto. Sì, l'avete visto quando era piccolino, l'avete visto, guardate quanto è grande, amore. Allora, vi parlavo appunto del terrazzo, questo è il nostro terrazzo. Cioè, guardate che grande, che bello. Oggi è una bellissima giornata, ma probabilmente fa ancora freddo cane.
Quindi questo è Boro perché voglio uscire, però Polpettina non puoi ancora uscire. Qui abbiamo una gigantesca TV dove mi sto guardando un documentario in questo momento, l'ho messo su mute così non sentite. E lì c'è Emma Polpettina. E niente, quindi questo è il salotto e ovviamente è un grande open space così. Lì c'è la cucina e questo è il salotto. Basta, non vi faccio troppi spoiler, eh. E niente, i gatti si divertono molto perché hanno tanto tanto spazio. Allora, sto facendo il mio tofu strapazzato per colazione, come al solito, dopo vi farò vedere, ma qua in Canada è arrivato questo latte, che è nut milk, come si può vedere, che è a base di proteine di piselli ed è troppo buono. Spero veramente che un giorno arrivi in Europa perché se qualcuno non riesce a rinunciare al gusto del latte perché magari non gli piace la soia, non gli piace l'avena, non gli piace la mandorla, vabbè, cioè a parte che l'avena non si può odiare, capisco gli altri, questo potrebbe essere la soluzione veramente ed è buonissimo. E questo è proprio uno di quei latti che effettivamente puoi berti un bicchiere così oppure inzupparci i biscotti dentro o addirittura con i cereali. Sono troppo contenta, sono veramente ossessionata adesso con questo latte. Allora, ecco la mia colazione. Ho fatto un caffè con del latte, ho fatto il mio tofu strapazzato, però ho finito i pomodorini secchi che solitamente metto sempre sopra, sono troppo buoni, ma li ho finiti, con un pezzo di pane e un po' di frutta. Questi li compro in scatola, cioè ovviamente compro l'ananas fresco. Rieccomi, allora sono nel mio ufficio in questo momento perché c'è una bellissima luce, quindi approfitto. Da qua in realtà si vede la grande TV, quindi io molto spesso posso mettere la TV e guardare le cose a prescindere. Ma vabbè, questo perché dovete capire che io odio lavorare in silenzio. Sì, ok, perfetto. Non andiamo nei dettagli sui miei problemi mentali. Allora, se mi seguite da tanto, Boromir, non leccare le tende, amore mio. Se mi seguite da tanto tempo sapete che comunque l'università qua in Canada funziona in maniera molto diversa. Quindi vi faccio un grandissimo riassunto, ma comunque potete trovare i video comunque nella playlist. Credo che io abbia proprio una playlist dedicata solo all'università. Qui l'università si divide in trimestri, quindi c'è quello invernale, quello estivo, quello autunnale. Quello estivo non è sempre una cosa che farai, soprattutto alla triennale, quasi nessuno fa il trimestre estivo, invece alla magistrale e dottorato è molto più probabile che tu lo faccia, che tu lo debba fare. Io alla mia magistrale quando l'ho fatta non era obbligatoria, però l'ho fatta io per finire la magistrale prima, principalmente perché è stato tutto questo il motivo per cui io l'ho fatto. Quindi io in questo momento sto facendo il trimestre invernale che ho iniziato a gennaio e che finirò verso il 20 di aprile. Mi sa che il mio ultimo esame è proprio il 20 di aprile, se non mi sbaglio. Poi il mio trimestre estivo inizierà i primi di maggio, quindi avrò tipo 2 settimane di pace, chiamiamolo così. Come ho detto, io in questo momento sono in una specie di limbo, quindi sono in una specie di prova se posso andare al dottorato, quindi sto facendo i corsi del dottorato, ma devo farle bene in modo che effettivamente io sia degna di andare al dottorato. Se non avete seguito il video dove parlavo di questa cosa, ve lo lascerò comunque linkato qua sotto. E niente, quindi come funziona è che tu hai tot corsi, sono molti meno corsi rispetto a ciò che si fa in Italia, sono trimestrali, quindi una volta che tu hai finito il trimestre quella materia basta è andata. È molto raro che ci siano dei corsi annuali e se lo sono saranno sempre solo alla triennale piuttosto che ai livelli ai livelli superiori, insomma. Quindi io sono in English Studies, quindi sto facendo più che altro letteratura e tanta tanta teoria, teoria della letteratura, che è una cosa che io detesto con tutto il mio cuore. E ci sono dei corsi che sono obbligatori, come per esempio questo di teoria, che è obbligatorio, lo sto facendo, e altri corsi che sei tu che scegli quello che vuoi fare, e io ho fatto una scelta molto, molto povera. Non ho scelto un corso, cioè ho scelto il corso in base al titolo, diciamo, e il problema non è stato neanche mio, è stato il prof che ha deciso all'ultimo di rendere questo corso tutt'altra cosa. Ok, perfetto. Fino adesso sta andando bene, ho fatto già esami, eccetera, ma non so effettivamente come siano andati perché non ho ancora risultati di questi esami, quindi c'è un po' l'ansia, visto che mi mancano solo i finals. Come funziona? Che funziona che
Tu durante il trimestre hai tot cose che farai, no? Che possono essere midterms, che possono essere presentazioni, che possono essere assignments che tu fai per casa, eccetera, eccetera. E ogni cosa ha una percentuale che tu accumuli prima del tuo esame finale. Per esempio, un mio corso avevo, i miei due corsi avevo dei midterm, di cui un midterm era una presentazione, quindi era una cosa che io dovevo fare una presentazione su un argomento appunto che si faceva in classe, quindi giustamente è una cosa che tu comunque prepari, sai in anticipo di cosa andrai a parlare, però ovviamente dopo diventa comunque una discussione in classe, quindi i tuoi compagni possono farti domande, il prof ti può fare domande, quindi diventa comunque una specie di esame, no? E quello per esempio valeva 30%, poi ho avuto assignments tipo un po' piccoli dove dovevo fare dei critical articles. E quelli valevano, so, un 10%, eccetera, bla bla bla. Invece ci sono altri corsi in cui c'hai solo il midterm e c'hai solo l'esame finale e quindi è molto più dura perché arrivi comunque o devi fare il midterm perfetto, cioè devi fare il perfetto sia il midterm sia il finale se vuoi avere un voto alto, no? Quindi dipende sempre da come i professori decidono di gestire la cosa, però il metodo qua è mille volte meglio, c'è poco da fare, cioè mille volte meglio rispetto all'Italia in cui stai lì un anno, un semestre su una cosa e non sai se l'esame andrà bene, se l'esame va bene, ti bocciano, eccetera. Qui è molto raro che tu venga bocciato, cioè devi fare veramente schifo in tutto per essere bocciato, ma se per caso vieni bocciato, che per carità può succedere, sia chiaro, se per caso vieni bocciato, devi rifare il corso, cioè tu non puoi rifare l'esame. Io per esempio quando ero studentessa internazionale, quindi quando avevo iniziato la magistrale 6 anni fa in Canada, non potevo essere bocciata, cioè io non potevo fallire un corso, se fallivo il corso fallivo la mia magistrale, quindi questo mi aveva messo ancora più pressione. Adesso, ovviamente anche adesso ho questa pressione che se mi vengo bocciata in un corso non posso avanzare, diciamo, no? Quindi ecco, non posso farlo, a parte che devo avere voti altissimi, però non posso proprio essere bocciata. Scusate questa dilungazione, però vabbè, per dire che giustamente 4 anni dopo tornare all'università è un'esperienza. Stavo dicendo, 4 anni dopo tornare all'università è un'esperienza comunque perché non sei più abituato, cioè io comunque negli ultimi 4 anni ho lavorato e sono entrata nella mentalità lavoro, lavoro, lavoro da lunedì al venerdì, poi sabato e domenica non faccio un cazzo, no? Cioè questa è un po' la mentalità in cui entri, quindi sei felice perché dici ah, finalmente lavoro. Questo significa che una volta che stacco dal lavoro il tempo è per me, eccetera, eccetera. Però io non mi sono mai sentita così col lavoro, nel senso che ho sempre lavorato veramente tanto, 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 soprattutto l'anno scorso, e sono arrivata anche a capire appunto che non fa più per me, cioè non che non fa più per me il lavoro, cioè sì, sarebbe bellissimo non lavorare, però nel senso il lavoro da ufficio non fa per me, io mi annoio molto facilmente, non sono stimolata e quando io non sono stimolata, mi butto giù veramente parecchio. E siccome il lavoro è una grossa percentuale della tua vita, perché passiamo più tempo al lavoro che altrove, ecco perché ho deciso anche di tornare all'università. Quindi adesso ho un po' più di equilibrio tra lavorare meno, perché comunque lavoro 24 ore a settimana, che comunque sono tantissime, perché ho bisogno di più tempo possibile per studiare, però vabbè, questo semestre vediamo come andrà, poi vedrò per i prossimi semestri se diminuire le mie ore lavorative. E poi c'ho la parte universitaria che mi porta via tutto il resto del tempo, quindi anche se io adesso lavoro meno, tutto il tempo che mi rimane lo devo dedicare allo studio, non vi sto a dire che mi spacco di studio, che oh mio Dio, sto da giovedì pomeriggio a domenica sera sui libri, non è vero, mi prendo del tempo anche per me, però nel senso non sento di avere più tempo libero rispetto a prima, mi sento più libera mentalmente perché dico il venerdì non lavoro, quindi già ti svegli con la concezione che oggi non lavoro, la mia giornata per me, mi organizzo lo studio, eccetera. Il giovedì pomeriggio non sono a lavoro perché sono a lezione, lunedì pomeriggio stessa cosa, eccetera, no? Cioè, non capì. E niente, quindi credo di aver trovato un equilibrio mentale, però allo stesso tempo non credo di stare meglio mentalmente, ecco, sia chiaro perché c'è comunque la parte dello stress che purtroppo non è poco, quello che finché non mi vedrò al dottorato sarà, e anche lì, una volta che sarò al dottorato comunque ci sarà lo stress devi andare bene anche al dottorato perché comunque non è facile. Però i professori questo semestre sono stata molto contenta perché ci hanno passato tutte le cose in digitale, tutti i materiali, tutte le cose. Ci hanno passato un sito dove scaricare i libri addirittura e non ho dovuto comprare niente, sono molto contenta perché quando ho iniziato la mia magistrale a Sherbrooke ho dovuto comprare libri da 200-300 dollari ed è stato tipo,
E niente, quindi principalmente io adesso ho preso l'abitudine di studiare sul tablet. Non avrei mai pensato, però sì, praticamente io ho il tablet con la pennetta, quindi molto spesso ciò che succede è che io, perché per molte lezioni dobbiamo leggere un sacco di articoli, un sacco di essay, un sacco di robe letterarie, quindi quello che a me piace fare è andare effettivamente sul documento e sottolineare principalmente. Io quello che faccio è mi sottolineo le cose e me le tengo lì così che ho tutte le informazioni che mi servono. Soprattutto quando devo scrivere una cosa, tipo devo scrivere un essay o devo scrivere un critical article, comunque avere le cose digitali aiuta perché soprattutto se devi prendere delle citazioni, delle cose, è molto più facile fare un copy paste rispetto a stare a copiare dal tuo cartaceo, ecco. E sono molto contenta perché mi trovo bene con questo, mi trovo bene con il tablet, mi trovo bene anche a leggere dal computer, però il tablet sicuramente mi salva anche spazio, anche posso farlo ovunque. E mi trovo bene sul fatto che i professori comunque ci abbiano passato tutto, perché molto del materiale, a parte essere digitale, molti sono magari anche di video, conferenze, eccetera, quindi anche questo aiuta. Io adesso andrò a lavorare, e dopo avrò lezione, cioè avrò lezioni online, quindi non sarà niente di interessante, sarò io che guarderò il computer così, quindi vi evito insomma il video. E poi stasera mi devo fare una piccola lettura, se riesco a farla prima della lezione meglio, però non è per oggi ovviamente, se no me la guarderò più tardi. Dopo vi faccio vedere le cose che mangio, magari le merendine, le cose così che vedete anche un po' cosa mangio in una giornata. Poi ovviamente se avete domande, dubbi, eccetera, soprattutto sull'università, eccetera, sono contenta di magari rifare dei video che ho fatto in precedenza con un po' una versione più aggiornata. Se vi piacciono questi video dove vi faccio vedere un po' di cose molto a caso, fatemi pure sapere. E niente, ci vediamo più tardi col mio cibo. Allora, è tempo della mia merenda, quindi io come merendina mi berrò questo succhetto alla soia a gusto di fragola e lo so, purtroppo non è la cosa più sostenibile di questo mondo, infatti mi sono presa il pack grande, non sapevo ce la facessero anche in grande, quindi per adesso mi sono presa la monoporzione, questi sono comodi soprattutto quando vado in università, me lo devo portare dietro e poi devo vedere se prendermi un frutto o se prendermi una frutta secca o delle noci, quasi quasi mi prendo delle noci. E niente, quindi adesso faccio merenda con molta calma e poi riprendo il lavoro e dopo pranzo avrò lezione. Allora, per pranzo ho fatto ieri una lasagna, quindi mi mangerò questo, credo. Sì, perché non ho tempo di cucinare né altro. È venuta molto molto buona, onestamente. Questa volta forse è quella che è venuta meglio rispetto alle altre volte, anche se ero dubbiosa. Allora, adesso faccio una piccola merenda, ho appena finito la lezione e mangio le carotine che io taglio e metto nel vasetto così si conservano più a lungo, rimangono croccanti. Ovviamente cambiate l'acqua ogni tanto e le potete lasciare un massimo direi di 5-6 giorni, dipende un po'. E ho fatto dell'hummus che lo vedete tipo più rosso per il semplice fatto che ci ho messo i pomodorini secchi. Quindi adesso mi farò questa merendina e dopo torno a lavorare un po'. Allora, siccome adesso devo tornare a lavorare perché ho un po' di lavoro da fare e domani lavoro solo mezza giornata purtroppo, quindi devo veramente finire sta roba. Adesso chiuderò il video qua, non vi farò vedere la cena, ma credo che non ci sarà niente di speciale. Probabilmente o mi farò un risotto oppure mangerò una bella insalata con dei legumi. E chiuderò il video qua, spero non sia venuto fuori troppo lungo e spero vi sia piaciuto, fatemi sapere. E come ho detto, cercherò di tornare a filmare in maniera più decente, ma come ho detto, tra un mese ho gli esami, quindi non è detto che io abbia il tempo, però magari durante la pausetta in cui non ho lezione, cercherò di filmare più video. Se avete richieste, come sempre, fatemelo sapere. E niente, vi saluto perché spero di finire questo lavoro veramente presto e non starci ore e ore. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!